cosa? Ma cacchio, è arrivata, stavo proprio dicendo se non arriva mi sto a dare. Ma stai riprendendo? Questa fa i cieli, questi quell'altro. Allora, che pezzo avete presentato con la cantera? Io ho presentato un pezzo che si intitola Tutto. Io ho un pezzo in dialetto siciliano, francese, si intitola Damo Fuoco e Pensiero. Come si chiama? Damo Fuoco e Pensiero, che vuol dire diamo fuoco e pensiero. Posso. E allora, com'è stata questa esperienza della cantera? L'esperienza della cantera è stata interessante, inaspettata. E io l'ho fatta a gennaio con Marat e Charlotte Cardinali. È stata molto bella e c'era un sacco di gente ben organizzata e poi c'è stata questa sorpresona finale della compilation molto gradita. Ok, tu invece l'hai fatta con? Io l'ho fatta con Aria, la Scala Shepard e Tom. Ok. Allora è stata una cosa molto interessante, soprattutto perché non mi aspettavo che questa cosa della compilation, non la sapevo, è stata una bella sorpresa. Tutte le strade che portano un mondo diverso hanno l'asfalto più liscio. Tutte le volte che dite stavolta è diverso, invece è sempre lo stesso. Tutti quei viaggi in macchina dopo una sera elettrica, la radio racconta una storia che parla sempre di me. Tutte le lotte lottate fortissime e perse ancora più forte. Tutte le tangenziali imboccate dopo le 23. Tutti i miei sogni in fabbrica, tutta la pioggia in Africa, il tutto e il niente che significa per me. Se tutto quel tempo che passa come fosse un treno diretto, se tutto quel freddo sudato nella canottiera il 30 di luglio, se tutti i problemi ad Amsterdam, se tutti i miei sbagli in banca, perché se tutto è al suo posto, tutto intorno sempre da me. La speranza si giocò e carì una bicicletta, ma si spernisce tutti gli occhi di cercare la sera messa, ma le gambe troppo stanche, i peli sciuduti da sciato, di curve da montagna che con un chiove sui chiottinti. E damo fuoco e pensiero a chi ne fanno stare a pensare. Tutte le volte che persimo tempo esistemamo e pensiero a chi non ne fanno dormire buono. Se fanno l'erba tinta che un muore mai. Charlotte Cardinale, 20 anni. Vengo da Palermo, vivo a Roma per studiare all'università, studio cinese. Studi Charlotte, hai capito? Senti, allora, il pezzo che è stato inciso nella compilation della cantera qual è? Il pezzo è You're Wrong, okay. Un pezzo in inglese, come la maggior parte dei miei pezzi sono in inglese, e quindi questo è il mio masterpiece, quello che ormai la gente conosce. Ok, senti, quando hai fatto la cantera a Cantine, con chi hai diviso il palco? Allora, alla cantera ho suonato con Marat e Nesa. È stato bello perché siamo tre persone completamente diverse, quindi tre stili di conseguenza molto diversi. Io ero la più strana visto che cantavo in inglese, però è stata comunque una figata suonare insieme. Quindi che cosa ne pensi di questa esperienza della cantera? È stato bellissimo perché ho conosciuto un sacco di gente molto brava anche stasera, più che altro, perché suoniamo tutti cose molto diverse, quindi sono stata molto felice di conoscere persone che fanno generi molto diversi tra di loro e ci sono sempre nuove cose da scoprire e da imparare. Okay. Ciao Chip Sound! How do you know where your eyes and your low? Surrounding all the people where your problems we don't know. How do you do, living always in your phone? Forget about the world that's turning around you. How can you live over stressing people out? You know that when you talk, no one listens to you. And we don't know if you live in this world.
shines a light on everybody before. Sitting next to you and you never see how much bad you are. We do next to you. Sono Roberto e sono nella scala Shell. Ok. Senti, allora, nella bellissima compilation della cantera, che brano è stato messo? La Scala Shell è stato messo un brano del primo disco, ovviamente registrato negli studi di Officine Zero, che si chiama A Tasche Vuote. Ridiccelo. Che si chiama A Tasche Vuote. No, non c'era apposta. Bellissimo. E invece, alle cantine, con chi avete condiviso il palco? Oh, santa madonna. Eccoci. Con Tomò. Ah, io lo so perché me l'hanno detto, ma non Danilo mi ricordo. Ruggero e Aria. E Aria, giusto, confermo perché mi è stato detto. Perfetto. Allora, due, tre parole di elogio, ovviamente, per questo progetto della cantera. Solo buone parole di elogio. No, non è vero, puoi anche dire che fa cagare. No, è fondamentalmente, assolutamente importante creare e rimpulsare le fila della scena romana. E la cantera è un modo per poterlo fare. Ecco, forse ci sarebbero dovuti entrare anche altri personaggi che però non hanno fatto o in tempo o in spazio. Come dire, grazie mille, Chip Sound. Se questa festa non stringerò più forte quella mano, taglia l'unghia, mi fai male. Ora protesta. Fino a quando i capelli sono raccolti come un frutto tropicale. L'acqua calda qua è finita, qua si gela, toccherà lavarsi prima di Natale. Già sono stanca dei tuoi occhi, ora vai là, c'è un treno che ti aspetta. Resta ancora fermo e stringimi, suona tu, perché la musica si è spenta. Consiglio della strada dove resto a mettere mano a tasche vuote. Sono piene quelle del signore al primo piano che legge solo quattro volte. E chi l'ho preso a pranzo? Ciao, siamo in mezzo al contagio. Che pezzo avete inciso nella compilation della cantera? Si chiama, un titolo molto lungo, si chiama No One Runs Faster Than... Si chiama No One Runs Faster Than The Man In The Yellow Shirt. Grande location. Invece che cosa c'è in programma da adesso, nei prossimi mesi, insomma, per voi? Datine, qualche data, poi le ultime che stiamo finendo di registrare dovrebbero uscire a ottobre, non tanto di libro, e poi altre date. Io che mi cambio la camicia, perché lui che si cambia la camicia di sport e la smetto di fare sport che non è cosa tua. No, ciao.